Siamo alla seconda edizione del festival, quest'anno dedicato interamente all'intelligenza artificiale. Perché questa scelta? Beh, è chiaro che noi come festival, come organizzazione, dobbiamo, anzi, il nostro compito è trattare di temi nuovi, innovativi e futuri, perché qui dentro, siamo all'interno del contenuto festival e dell'università, chiaramente partecipano le università, ma le università come da rettori, dai professori, ricercatori, soprattutto gli studenti. Quindi questo anche scambio, no, in questi 3 giorni culturale tra i vari attori, scusate, avevo dimenticato anche l'industria, chiaramente fa parte di questa comunità importantissima perché poi è il mercato del lavoro, e quindi questo confronto tra tutte queste diverse anche semplicemente generazioni, perché chiaramente gli studenti sono il futuro, fa sì che si debbano trattare dei temi che riguarderanno, ecco, il futuro. E chiaramente i relatori e i panel trattano proprio su questo, quindi si creano delle visioni, delle cose che magari ad oggi sono già applicate. Sul tema dell'intelligenza artificiale c'è un mondo, come dicevano anche i relatori che ho seguito e sto seguendo, ecco, in questi 3 giorni, chiaramente è un mondo nuovo che in alcuni aspetti è molto positivo, importante, ci dà una grande mano, in altri aspetti probabilmente ancora va regolato e va studiato meglio. E qual è la risposta degli studenti? La risposta degli studenti che, gli studenti, noi dobbiamo parlare, stiamo parlando di persone nate a inizi anni 2000, quindi a inizi anni 2000 chiaramente era già un altro mondo rispetto anche al mio. Loro sono nati già connessi, già sanno dove trovare delle risposte che noi cercavamo magari dei libri, delle enciclopedie, perché abbiamo trattato questo tema simpaticamente anche nei panel. Loro hanno già subito, nati con Google o con lo smartphone e tutte le informazioni, anche la socialità è chiaramente diversa rispetto a quella di pochi anni prima, dove ancora non c'erano i telefoni. Infatti c'era la battuta del direttore della Crui, del presidente della Crui, si ricordava che chiamava la fidanzata con il gettone. Se voi immaginate ad oggi è completamente tutto diverso. Loro sono molto più avvantaggiati su questo aspetto, accettano e digeriscono queste innovazioni in modo naturale quasi. Però l'Italia non è molto alfabetizzata ancora. La Link University pensa di colmare questo gap e creare dei corsi accademici anche molto centrati, orientati? Certo. Beh, credo che sia naturale. L'università in generale, la Link, chiaramente fa parte, ecco, di questo ambito universitario. Lui di per sé di natura deve guardare al futuro, quindi deve un po' cercare e anticipare quello che saranno poi i lavori anche del futuro tra 3, 5, 10 anni, perché chiaramente gli studenti che studiano oggi il corso triennale, quindi che iniziano magari a settembre, si laureeranno tra 3 anni o 5 anni se fanno la specialistica, se fanno anche i master 6, chiaramente noi dovremmo già vedere quale sarà il loro lavoro tra 6 anni o giù di lì. Ecco, quindi è chiaro che prevedere il futuro non siamo dei maghi, eccetera, però qualche indicazione anche tramite, ecco, il confronto tra generazioni, ma anche soprattutto col mondo del lavoro, con le aziende, e questo è importante per iniziare a prevedere delle linee di corsi di laurea che permetteranno poi loro ad avere le skill giuste. Ecco, lei ha anticipato l'ultima domanda, ha invitato infatti anche Ask27, che è una startup specializzata proprio in intelligenza artificiale, che continua anche a fare ricerca. Pensa che appunto questa formazione degli studenti debba passare anche per un confronto con quelli che saranno le applicazioni nel mondo del lavoro, quindi non solo la teoria attraverso il mondo accademico, ma anche una casistica di applicazioni? È lì la scintilla, no, come si dice, che rende viva e fa anche brillare con un'università, un corso o una struttura di corsi, perché secondo noi, insomma, chiaramente tutta la base dell'università, è portata avanti anche dalla ricerca, che è uno dei 3 pilastri proprio del compito universitario, oltre a quello della formazione, ricerca e terza missione. La ricerca, che vuol dire? Che vuol dire che i propri professori, docenti, l'organizzazione, si impegna a trovare appunto delle innovazioni, poi le porta in aula,
le dà, le fa digerire, le spiega, insomma, agli studenti che poi le metteranno anche in pratica quando andranno nel mondo del lavoro. Lavorare con le start-up è fondamentale, le start-up di natura, no? E sono molto rischiose perché non si sa poi, chiaramente perché sono molto, molto innovatrici. Quando uno lavora con le innovazioni i rischi aumentano perché non si sa se i prodotti o i servizi possano funzionare, però quando funzionano sicuramente fanno uno scatto, diciamo, innovativo, importante. Quindi le start-up per noi sono, un ottimo, diciamo, bacino dove prendere proprio idee e dove possiamo e vogliamo collaborare, con le quali vogliamo collaborare insieme e fare ricerca. Grazie.